Salve, oggi vorrei parlarvi di un importante scrittore del nostro Novecento. Ha scritto romanzi e dei bellissimi racconti. Uno scrittore meno noto, diciamo, a livello scolastico di quanto in realtà meriterebbe, Tommaso Landolfi. Io insegno letteratura italiana in un dipartimento di scienze della formazione. E quindi oggi vi propongo un angolo particolare, cioè quello delle sue scritture per l'infanzia. Ha scritto due libri per bambini, Landolfi. Il primo si intitola Il principe infelice, composto nel 1938 e pubblicato nel 1943, e il secondo si intitola La raganella d'oro, questo di 10 anni dopo, composto nel 1947. È pubblicato nel 1954. Il primo di questi racconti per bambini, Il principe infelice, tratta del viaggio che la principessa Rami deve compiere verso il paese dei sogni per trovare un sogno felice che possa guarire la malinconia che ha colpito il principe. Il quale poi, guarito, la sposa, anche se così facendo perde il regno. Il secondo racconto, La raganella d'oro, invece, narra la lotta condotta da un palafreniere di nome Teraponte contro un terribile gigante antropofago che si è innamorato della principessa Oriana. Gigante che poi invece si scoprirà essere in realtà il bellissimo e buonissimo principe Miagro trasformato in un gigante per un maleficio. Poi la storia si risolverà con il matrimonio tra Miagro e la principessa Oriana, naturalmente. Come in tutti gli altri casi di opere per bambini composte da autori colti, ovvero sia di opere, per meglio dire, per l'infanzia composte da scrittori che solitamente non sono specificamente scrittori per l'infanzia, ma che vi sono accostati solo casualmente, marginalmente. La prima questione, dicevo, è quella di introdurli all'interno del più ampio genere dei fenomeni letterari, ovvero sia bisogna chiedersi quale sia il loro statuto. Cioè, sono testi che vanno studiati da un punto di vista squisitamente, esclusivamente letterario, oppure sono testi per i quali può essere utile anche adottare un punto di vista, definiamolo, pedagogico? Va da sé, è del tutto ovvio che è senz'altro corretto considerare questi testi d'autore, chiamiamoli così, separatamente rispetto ad altre opere specificamente di letteratura per l'infanzia, opere che vedono i motivi pedagogici, una vera e propria retorica educativa presentata in maniera eccessivamente plateale, diciamo così. Però la questione dal punto di vista più generale ha cominciato a porsi in maniera un po' diversa a partire dagli anni 70-80, quando una serie di studi ha cercato di superare alcuni pregiudizi precedenti che vedevano nella letteratura per l'infanzia solo una specie di letteratura minore, di grado inferiore. E hanno invece rivendicato quale specifico elemento di ricchezza la dimensione educativa che caratterizza queste opere. Il che naturalmente non significa che si debba apprezzare il sistema di valori veicolato, ma che lo si debba studiare. È una cosa ben differente. Questa chiacchierata che facciamo, vorrei tentare di mostrarvi come l'uso di strumenti ricavati dalle analisi specificamente rivolte alla letteratura per l'infanzia possa essere proficuo anche nel caso spiccatamente autoriale di Tommaso Landolfi. Cioè, vorrei provare a sostenere l'ipotesi
che anche per queste storie per bambini di Randolfi, una in particolare, l'aspetto più importante sia proprio quello dell'insegnamento morale che l'autore vuole trasmettere ai suoi piccoli lettori e che riesce a trasmettere con tanta efficacia proprio grazie alle qualità della sua scrittura e della sua invenzione. La domanda centrale poi alla fine riguarda naturalmente il carattere, il tipo di insegnamento che Landolfi vuole proporre. Anticipo subito che si tratterà, e non si può dubitarne, di una pedagogia dolorosa ma vera, uso le parole di un'operetta morale di Leopardi, un autore che tornerò a citare anche alla fine di questo scritto. Diciamo innanzitutto che la fermissima intenzione di Landolfi di indirizzare esplicitamente i suoi testi ad un pubblico infantile, è evidente sia da numerosi elementi esterni al testo. Già il sottotitolo, ad esempio, Romanzo per bambini attribuito al principe infelice, oppure il fatto che entrambi i testi siano volutamente da Landolfi inseriti in collane specificamente rivolte all'infanzia, o il fatto che le opere nelle loro prime edizioni erano illustrate, e così via. Anche passando ai contenuti all'interno, diciamo, delle opere, ancor più significativa nella stessa direzione di rivolgersi esplicitamente ai bambini è la costante, evidente, possiamo dire quasi smaccata adesione che Landolfi dimostra nei confronti del canone fiabesco tradizionale, a numerosissimi livelli, anzitutto a quello delle formule linguistiche. Vi cito solo l'incipit della Raganella d'Oro, che in cui si legge: c'era una volta, tanto tempo fa, una grande e bella città. Oppure vi cito un passo del Principe infelice: cammina, 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 molti giorni e molte notti erano passati quando una sera la principessa scorse in lontananza un lumicino. Quindi caratteristiche tipiche delle fiabe. A livello anche strutturale, della vera e propria struttura del testo, poi possiamo notare come il repertorio dei personaggi e delle situazioni che compaiono in questi due testi sia quasi, diciamo, volutamente ricalcato sul censimento delle fiabe e sulla lista delle funzioni narrative, così si chiamano, che sono state individuate da uno studioso russo che si chiama Propp in una sua opera intitolata Morfologia della fiaba del 1928. Nel Principe infelice, per spiegarsi, compaiono ad esempio fra i personaggi nani, gnomi, fate, principesse malvagie, una principessa buona naturalmente, animali parlanti e così via. Nella Raganella il principe sanguinario, naturalmente, e insomma tutti i personaggi tipici, definiamoli così. Anche per quanto riguarda quelle che sono definite funzioni narrative, compaiono tutte quelle classiche, a partire dal danneggiamento al bando. Nella Raganella d'Oro, ad esempio, c'è un eroe che compie una lotta contro il mostro, c'è la trasformazione, ci sono gli incantesimi, cioè ci sono assolutamente tutti i riferimenti classici alla struttura tradizionale della fiaba. D'altra parte, naturalmente altrettanto importanti sono i luoghi nei quali Landolfi invece si allontana dal canone della fiaba popolare, luoghi nei quali Landolfi opera uno scarto, è proprio un termine tecnico rispetto alla tradizione, per lasciar trasparire quelli che sono elementi evidentemente, spiccatamente autoriali. Un segnale del tutto evidente è già nel titolo della prima opera di cui vi ho parlato, titolo che rimanda non ad una opera popolare, ma esplicitamente a una raccolta di fiabe di un autore colto.
e certo non un esempio di moralità convenzionale, diciamo così. Faccio riferimento ovvio al racconto Il principe felice di Oscar Wilde del 1888, un precedente che tra l'altro dimostra meglio di qualunque altro come anche all'interno delle fiabe per bambini sia possibile inserire una poetica personale. Dicevo dunque che ci sono elementi eccentrici rispetto al canone della tradizionale letteratura infantile. Innanzitutto a livello del lessico. Landolfi utilizza un lessico arcaizzante, colto, particolare. Anche lo stile di questi testi è molto prezioso, non molto diverso da quello che caratterizza il Landolfi degli scritti, chiamiamoli per maggiorenni. E questa è una scelta molto positiva, non paternalistica. Landolfi vuole in questo modo, come dire, innalzare i bambini che leggono a livello della letteratura, non abbassare la letteratura a livello delle capacità di comprensione dei bambini. Inoltre, anche a livello dei contenuti, dobbiamo dire che ci sono numerosi elementi che invece trasgrediscono quello che è il tradizionale canone delle fiabe popolari e si inseriscono invece a pieno titolo in quella che è la squisita peculiarità autoriale landolfiana. A partire innanzitutto da quello che è uno dei tratti più caratteristici della scrittura landolfiana, uno dei più riconoscibili, cioè l'insistenza sul gioco d'azzardo. Gioco d'azzardo nel quale nel racconto Il principe infelice troviamo impegnato niente meno che l'imperatore del paese dei sogni, proprio quando compare in scena. Vorrei leggere con voi alcune righe di questo racconto. Giunsero così il cavaliere e la principessa a una taverna d'apparenza assai poco rassicurante. Entrati, scorsero un gran tavolo da gioco cosparso di monete d'oro. Vi sedeva, in compagnia di tre figuri, un vecchio d'aspetto bonario, rosso e sudato, con una preziosa corona di traverso sul capo e le maniche rimboccate. Era l'imperatore del paese dei sogni. Senza minimamente curarsi dei nuovi arrivati, sorgendo bruscamente in piedi, gridò ai tre figuri: «No e poi no, vi dico che così non va bene, riproviamo. Io dunque, facciamo conto, sono il giocatore che sogna. Ora voi dovete farmi vincere. Avete capito? Sì o no? Avanti, riproviamo». E si rimisero a giocare, ma l'imperatore perdeva sempre e di nuovo prese a urlare: «Ma insomma, se barate come volete che vinca? Lui deve sognare di vincere. È possibile che non capire una cosa tanto semplice? Che ve ne viene in tasca del resto a barare, pagherei a sapere». «Maestà», rispose uno dei figuri rispettosamente, «non possiamo farne a meno, ecco tutto. Noi, infatti, di professione siamo bari. Perché non provate rispettosamente, diciamo, con qualcun altro?» Dunque, è del tutto evidente come questa descrizione dell'imperatore strida totalmente con un'immagine fiabesca della regalità. Ed è altrettanto evidente come l'atto stesso del giocare d'azzardo, e per giunta perdendo, neanche nel paese dei sogni, neanche l'imperatore può vincere al tavolo da gioco, questo atto sia ricollegabile non certo all'universo della letteratura per l'infanzia, ma all'universo poetico e anche, diciamo, biografico di Landolfi. Sono molti riscontri possibili. Vi ricordo in questo caso uno dei testi forse più riusciti di Landolfi a questo proposito, si intitola La dea cieca o veggente. Tornerò a citarlo anche più avanti, ma vi consiglio di leggerlo. E anche altre sono le tematiche squisitamente landolfiane che possiamo trovare in questi testi, a partire dalla malinconia che colpisce il principe infelice, appunto, e che costituisce proprio un tema tipico di entrambi i testi, oppure il gusto per l'analisi psicologica che difficilmente si trova in forma esplicita nei testi per l'infanzia. Ancora l'attenzione all'influsso della luna, l'influsso lunare, o infine
una delle cose più evidenti è l'insistenza sul carattere ambiguo e non immediatamente riconoscibile di ciò che appare ai nostri occhi. Cosa intendo? Vi faccio un esempio tratto dal Principe Infelice, nel quale, ad esempio, compaiono degli orchi, cito dal testo, esseri mostruosi che parlano con voce di tuono, s'azzuffano tra loro emettendo orribili grida, barriti, ruggiti come animali selvaggi. Questi orchi, allora, inizialmente sembrano voler divorare la principessa Rami, però poi, presi, mossi a compassione dal racconto delle sue traversie, iniziano, cito, a piangere come bambini, a singhiozzare disperatamente e infine l'aiutano tenendosi stavolta fraternamente sotto braccio a raggiungere il paese della luna. Quindi una differenza tra ciò che appare e ciò che è, un concetto che è totalmente poi alla base della intera struttura del secondo racconto, La Raganella d'Oro. Lì il mostro orribile, il gigante antropofago e sanguinario, in realtà non è che una trasformazione dovuta a un maleficio del bellissimo e appassionato principe Miagro. Eppure, dicevo, questi testi, questi temi esplicitamente di Landolfi, del tutto stravaganti rispetto al tradizionale canone fiabesco, sono con tutta evidenza riconoscibili e comprensibili e possono essere apprezzati solo da un lettore attento, smaliziato, anzi, diciamo anche da un lettore anche colto, linguisticamente pure in grado di comprendere queste tematiche e questi termini. E come si concilia questo con la scrittura di un testo esplicitamente per bambini? Perché non voglio certo negare che Landolfi potesse presupporre anche un lettore adulto e colto per queste sue opere, però, come ho detto all'inizio, sono esplicitamente rivolte ai bambini. Dunque, ci troviamo di fronte a questa duplice presenza di tematiche e di elementi. Ma allora, se al lettore adulto e colto, diciamo così, sono riservati i temi landolfiani, tra virgolette, che cosa è specificamente riservato da Landolfi al lettore bambino, al piccolo lettore? Secondo me, l'ho già accennato all'inizio, la risposta è semplice. Si tratta né più né meno che della morale finale, della pedagogia che Landolfi vuol proporre ai suoi piccoli lettori. Potrebbe sembrare questo un po' incongruo per un autore che conclude il racconto che prima vi ho invitato a leggere, La Dea cieca o veggente, con queste parole. La morale, per essere sinceri, la ignoro. Ma se poi anche la conoscessi, credo che mi guarderei bene dal dichiararla. Potrebbe risultare pericolosa. Ma questo è Landolfi per adulti. La differenza esplicita che compare fra il Landolfi per adulti e quello che si rivolge invece ai bambini è proprio questa. Landolfi, in queste sue opere, sceglie di esplicitare, potrei dire didatticamente, il carattere, scusate, la propria visione del mondo. Quello che dobbiamo chiederci è a questo punto il carattere di questo insegnamento che Landolfi vuole proporre ai suoi piccoli lettori. Propone questo insegnamento, vorrei precisarlo, non in entrambe le fiabe, ma in una soltanto. Finora ho parlato di entrambe le fiabe insieme, invece è arrivato il momento di separare i due testi. Solitamente, infatti, la critica ha mostrato di non apprezzare le morali, il carattere pedagogico, il carattere didattico, didascalico di queste due fiabe, espresso in particolar modo nelle conclusioni che sono alla fine di entrambi questi testi.
Io sono d'accordo in uno dei due casi, nel caso del principe infelice, perché in questo caso effettivamente le conclusioni contengono una morale, come dire, pienamente interna ad una logica borghese, una morale buonista, potremmo definirla utilizzando un termine così, che certo non sarebbe bene utilizzare in critica letteraria, però così ci capiamo meglio. Non va dimenticato, tra l'altro, che questo testo è composto durante gli anni del regime fascista, è composto nel 1938, pubblicato nel 1943, quindi anche esplicitamente non poteva andare contro un tipo di morale, qual era quella gabellata dal regime nei confronti del popolo. Che cosa succede dunque in queste conclusioni? Che il principe perde il regno e ogni passata ricchezza e potenza, sto citando, ma si stabilisce felicemente in una ridente casetta in riva a un lago con la sua sposa Rami, dove coi proventi della pesca provvede del necessario la famigliola, giacché presto due floridi bambini allietano con le loro grida la modesta dimora. Quindi un perfetto interno di famigliola borghese, in cui tutto va nel migliore dei modi. Tutt'altra invece è la morale, che in questo caso possiamo mettere tra virgolette, è la morale che è consegnata alla conclusione del secondo testo, La Raganella d'Oro. E dobbiamo considerare in questo caso anche i quasi 10 anni di tempo trascorsi e le mutate condizioni storiche e sociali. In questo caso il giudizio che credo si debba dare della morale è invece totalmente contrario rispetto alla svalutazione che comunque solitamente viene data. Qui io penso che la conclusione invece costituisca proprio il culmine, l'acme, sia ideologico che estetico di questo testo. Il finale della Raganella d'Oro, che ora leggiamo, rappresenta infatti la più netta ed evidente sconfessione del consueto lieto fine di ogni favola tradizionale. Qui l'eroe Terapunte, dopo aver sconfitto il gigante, il mostro, non convola a giuste nozze con la sua adorata principessa, perché essa invece non si è innamorata di lui, ma del principe Miagro, ed è con quest'ultimo che andrà a convivere e vivrà felicemente per lungo volgere d'anni, scrive Landolfi. E Teraponte, l'eroe, leggiamo le parole di Landolfi. Teraponte fu largamente ricompensato dal vecchio re e dal giovane. Fu nominato gran cacciatore di corte e sposò in seguito una bella e buona fanciulla, perfino di nobile lignaggio, con la quale fu felice anche lui per molto tempo. Felice? Diciamo la verità, se era innamorato di Uriana, come poteva essere felice con un'altra? Beh, insomma, almeno tranquillo e contento. E poi, oltre a tutto, era ricco. Del resto, parliamoci chiaro ancora una volta. Lo so che con tutte queste chiacchiere non vi infrusco, che a voi dispiacerà che Teraponte non sposasse Uriana, che ci rimarrete male per questa fine e che quasi vi arrabbierete con me perché non ve ne ho raccontata una più bella. Ma io che ci posso fare? Che ci posso fare se Uriana aveva sì, come dicono le donne, grande stima e simpatia e riconoscenza per Teraponte, eppure non lo amava? Tant'è che lo sappiate fin d'ora. Al mondo non sempre i buoni e generosi hanno la ricompensa che si meritano. Qui davvero si cambia cielo, si cambia cielo. La pedagogia landolfiana non vuole inculcare nei bambini un sistema di valori che li educhi a diventare buoni cittadini, buoni genitori. Qui la pedagogia landolfiana vuole invece sviluppare lo spirito critico dei suoi giovani lettori, vuole metterli in guardia rispetto alla durezza e alla crudeltà di un mondo, nel quale, citiamo,
Non sempre i buoni e generosi hanno la ricompensa che si meritano. Qui, insomma, noi con questa storia per bambini non ci troviamo dalle parti del cuore di Edmondo De Amicis, ma ci troviamo invece dalle parti dei pensieri di Giacomo Leopardi. Un libro che, se non vedo male, è esplicitamente citato da Landolfi attraverso l'uso di quella coppia di aggettivi sostantivati, i buoni e generosi, che non può non rimandare al pensiero primo di Leopardi, che ora leggiamo. Anche sogliono essere odiatissimi i buoni e generosi perché ordinariamente sono sinceri e chiamano le cose coi loro nomi. Colpa non perdonata dal genere umano. Chiamano le cose coi loro nomi, scrive Leopardi. Esattamente ciò che Landolfi ha il coraggio di fare anche in questa storia per bambini. Del resto, parliamoci chiaro ancora una volta.